Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Dell Precision M6600, come Milano 6600. Adesso riavviamo la macchina, vediamo quindi i tempi necessari, richiesti per lo spegnimento. Ricordo, noi non abbiamo personalizzato alcunché, quindi questi sono i tempi che trovate out of the box. La macchina, come vedete, in pochi istanti si spegne. Adesso la riaccendiamo, entriamo nel BIOS. Il BIOS in questo caso è il BIOS veramente veramente più completo, non... per quanto riguarda l'ambito notebook è una perla rara, capiamoci. Sono pochissimi, se non essenzialmente i Dell, che hanno un BIOS per quanto riguarda la gestione dei portatili così completo. Parliamo comunque di un sistema dedicato alla produttività aziendale. Anche nel BIOS si distingue questo dettaglio. In questo caso il BIOS è appunto veramente completo, ve lo facciamo vedere passando di voce in voce, senza ovviamente dilungarci nel commento eccessivo di ogni singola voce, ve li facciamo vedere tutte. Vi consiglio di mettere in pausa, se volete appunto leggere con un attimo di calma, sia la colonna di sinistra che ovviamente la colonna di destra. Come potete apprezzare, la funzionalità per esempio del mouse viene garantita, io posso quindi scegliere di andare a spostarmi, vedete, con estrema facilità all'interno, quindi posso fare uno scrolling, come posso anche fare uno scrolling parziale. È davvero molto completo come BIOS. Adesso procediamo rapidamente. Ovviamente, piccolo dettaglio, se io vado a passare per esempio da Legacy a UEFI, potete apprezzare che si può rapidamente identificare anche una rapida variazione dell'interfaccia con la necessità di selezionare Apply. In ogni caso vedete che il passaggio da un sistema all'altro è decisamente rapido. Notate quindi l'ampiezza di scelte disponibili all'utente. Noi ovviamente, come detto, le passiamo solo rapidamente per farvele vedere, così chi ha necessità poi di passare di voce in voce può mettere in pausa e quindi approfittare di questo rapido video, altrimenti ci dilungheremmo decisamente troppo. Come potete apprezzare, abbiamo comunque anche la possibilità di avere i log di sistema, la gestione per esempio del wireless, come del supporto alla virtualizzazione, comportamento post power management, ossia la gestione del comportamento elettrico, quindi cosa accade per esempio in caso di inserimento della corrente, per capirci. Ci permette anche di personalizzare le performance, la sicurezza. Notate per esempio in sicurezza noi non soltanto abbiamo un admin password, un system password, ma possiamo andare a gestire anche per esempio la password dell'hard disk 0, dell'hard disk 1 e utilizzare un eventuale strong password, come possiamo andare anche a scegliere
la configurazione della password. Abbiamo ovviamente un chip TPM, come abbiamo anche il supporto al Computrace. Gestione video, gestione di sistema, vedete System Configuration, Integrated NIC, Parallel Port, Serial Port, SATA Operation, vedete in questo caso avete Ride On, potete anche selezionare solo HCI, ATA oppure Disabled. Avete il comportamento generale. Al termine potete comunque scegliere di fare Load Defaults in basso a destra, potete fare Apply per applicare le eventuali modifiche oppure potete fare Exit. Senza particolari necessità, il tutto funziona quindi decisamente bene. In ogni caso è a completa discrezione dell'utente la gestione delle varie voci. In ogni caso adesso vi facciamo vedere il boot tradizionale, come vedete vi fa sempre un riassunto della condizione RAID presente all'interno del notebook in questione, ricordo un M6600 della Dell. Come quindi potete facilmente apprezzare, parliamo di un sistema votato essenzialmente alla produttività e a un livello di configurazione del BIOS che personalmente ritengo decisamente raro perché oltremodo completo. In ogni caso, nonostante sia una perla rara all'interno dell'ambito notebook, se avete dubbi, domande, curiosità, per carità, siamo sempre a disposizione, come vedete, quindi il campo commenti è sempre libero. Se avete dubbi, domande, curiosità, voi poneteci, poi se riusciamo anche a darvi una risposta sensata, pure meglio, noi ce la mettiamo tutta. In ogni caso la demo termina così, come vedete, quindi anche il boot stesso del sistema operativo è decisamente agevole. Ricordo appunto la presenza, questa configurazione noi l'abbiamo trovata out of the box, noi quindi non abbiamo tolto nessun programma in autoavvio, tanto che in basso sulla destra notate che in autoavvio, diciamo come iconcine extra, stando a contarle in modo molto rapido, ce ne sono 4 per 3 file. In questo modo quindi abbiamo visivamente una dozzina di programmi che si autocaricano all'avvio. Nonostante questa dozzina di programmi che comunque potete personalizzare ed eliminare dall'autoavvio, notate i tempi decisamente rapidi utilizzati in sostanza per l'avvio della macchina, quindi davvero davvero molto prestante. La demo in ogni caso termina così, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, ci vediamo online. Un saluto presto da Giuseppe Ragozzino.